Allora, io devo dire una cosa, questo canale, cioè quello di Francesco Verolino, è il nostro canale, cioè è il canale nel quale io porto tutto quello che mi succede e tutte le cose belle e condivido con voi, cerco almeno di condividere le cose utili relative alla street photography e relative alla fotografia in genere. Allora, questa cosa mi fa piacere perché credo che ci sia bisogno di un canale che si orienti alla qualità, fatto poi da uno che in qualche maniera quotidianamente fotografa. E quindi tu ora hai letto la miniatura dove leggevi, hai letto è arrivata Rico, ti stai chiedendo perché dico questa. Quello che è arrivato è questo, ora te lo faccio vedere, ok, vediamo un po' se si riesce, ok. Sono due Ricoh GR e il è arrivata Ricoh non è relativo a queste due Ricoh GR, è relativo ad un fatto che mi fa molto piacere e che io voglio condividere con voi che siete bellini, che mettete i like preventivi, che vi iscrivete al canale, che mi stimolate suggerimenti, consigli, cose, tutto quanto il resto. Sono diventato Ricoh Ambassador, questo per me è il raggiungimento di un obiettivo che mi ero prefissato, di fare l'ambassador di un brand dedicato alla street photography, ed è un qualche cosa che mi fa piacere perché credo che questo sia un ottimo prodotto. È un prodotto che quando ho avuto la possibilità di testare, aspetta, prima di tutto però non ci dimentichiamo il like preventivo, l'iscrizione al canale, perché sono cose importanti. Il canale cresce così è tutto quanto più bellino e io posso aumentare anche l'intensità di contenuti che vado a realizzare. Però importante era il fatto che ho provato in tre occasioni Londra soprattutto per una settimana e poi Napoli per un poco più di tempo e poi finale Sanremo Street Photo Festival, dove ho provato a Nizza la 40 mm. La macchina ovviamente la conoscevo, quindi ho fatto subito il setup. E l'ultima volta mi sono ricordato che poi il primo tentativo che ho fatto con questa macchina, come l'ho presa in mano, mi ha spinto ad un livello di creatività completamente differente rispetto ai sistemi che io avevo utilizzato fino a quel momento. Io sono un utilizzatore soddisfattissimo della Lumix GX9 con il mio affezionato 15 mm che è un 30 equivalente 1.7, quindi devo dire una lente che io trovo eccezionale, della Leica, con un corpo che comunque è compatto, con un formato che è quello del micro 4/3. Qui parliamo di una cosa differente, parliamo di una macchina compatta, non a lenti intercambiabili, con due opzioni. E quindi quando ho pensato a questo discorso, ne ho parlato con Fowa, è nato subito questa coincidenza di fattori e quindi da lì l'accordo poi di diventare ambassador della Ricoh GR. Ruolo di ambassador che io interpreto inevitabilmente con un po' di imbarazzo, perché questo è un sistema, è una macchina che si vende per conto proprio, quindi io non voglio fare le solite cose, recensioni e così via, ma è una macchina ad uso specialistico che va testata, ovviamente va testata, va provata, vanno condivise le esperienze nate in strada. E quindi io ho detto semplicemente che mi faceva piacere, nell'ambito della comunità di street photographers del mio canale, rivolgermi ad una nicchia ulteriore che era quella degli amanti della Ricoh GR. Perché questo? Perché questa è una macchina che proprio con un approccio differente permette di sviluppare cose che sono poi differenti. Quindi questa cosa mi piaceva moltissimo, il fatto di poter realizzare dei video che sono differenti, di parlare di lei, però fondamentalmente di parlare di me, di parlare della mia esperienza. Io sono uno al quale fanno piacere queste cose e se ne vuoi sapere un'altra, il 20 di agosto libro sia su quello che è poi la seconda edizione, poi la ristampa del mio primo libro Vita da Street Photographer, e poi secondo libro che è Slow Photographer, cioè il fotografo che va piano, il fotografo che non corre. Non è ovviamente soltanto questo, perché 220 pagine di come migliorare la propria fotografia attraverso il miglioramento dell'esperienza. È un libro che affronta tantissime tematiche, mi fa piacere, però non anticipo niente perché poi realizzerò un video dedicato proprio su Slow Photographer. In tutti i casi, macchina fotografica e quindi responsabilità, tra virgolette, imbarazzo
su questo ruolo di ambassador che ho intenzione di spingere ancora di più sul campo, e quindi proprio con anche con chi vive questa macchina da un po' più di tempo, e in luoghi, in situazioni che ovviamente mi sono consone, provando a produrre immagini, che è una delle cose che a me piace di più. Sicuramente sono uno street photographer che non parla di street photography, ma fa fotografie di street photography, quindi io parto da quello. La mia intenzione è aumentare ancora di più la mia capacità produttiva, lo dico sempre, credo che in un percorso un fotografo migliori sempre, deve sempre tendere al miglioramento, è quello che a me piace. Una parte del miglioramento passa attraverso anche l'attrezzatura specialistica, e qui parliamo proprio di questo. Quindi perché questa? Perché? Io me lo continuo a chiedere e mi sono dato poi una risposta. Perché questa è la macchina che in qualche maniera può essere presente in un corredo fatto anche di tanti lenti, di un fotografo che magari è appassionato di paesaggistica, di avifauna, di fotografia naturalistica, diciamo di altri generi, ma che poi vuole dedicare un pezzetto del proprio tempo alla strada, quindi alla fotografia di strada. E secondo me è sempre preferibile avere una macchina dedicata e specialistica, macchina che permette, poi tra le altre cose, ha una serie di caratteristiche che sono molto vicine a quel mondo e che io ho notato che molti ignorano, e quindi voglio parlare proprio di questo negli altri video. Sono in controtendenza, secondo me anche dell'interpretazione di questo ruolo, sono in controtendenza, e come tutte le cose in controtendenza mi fa molto piacere pensare tutti al mare e io invece me ne vado in città. Quindi questa settimana, la settimana di Ferragosto, che inizia domani sostanzialmente, mi vedrà andare a Napoli per produrre un video più o meno semplice, con la mia prima esperienza con quella che è la Ricoh GR, e quindi da lì poi cominciare a intavolare questo ragionamento. Io mi sono abituato, visto e considerato che il canale è nostro, cioè è mio che propongo i video, ma poi dopo è anche vostro che sicuramente scrivete nei commenti tutto quanto il resto. Io propongo, se ci sono degli argomenti che volete che io tratti di questa macchina, al di là di quelle che sono le caratteristiche fisiche che fa, che poi magari ne parleremo un po' alla volta frazionando i vari video, però diciamo magari sulla filosofia, su qual è l'approccio differente che può consentire una macchina del genere, sul perché secondo me è una macchina che può essere valida in un corredo, allora io sono aperto a tutto, anzi mi fa piacere provare ad accontentare quante più persone possibile su quello che è e resta una mia opinione. Io voglio fare un'ultima precisazione, che è quella che in questo canale c'è sempre prima di tutto il concetto delle persone che mi seguono, quindi dei miei followers. Quello è il primo aspetto che è presente su questo canale. Quindi io cerco sempre di essere molto onesto con le persone che mi seguono, e quindi in questo potete essere sicuri che io non vi racconterò la rapa e la fava di questa macchina, ma vi racconterò tutta quella che è la realtà delle opportunità che concede e dei limiti che concede. Questo proprio perché penso che la conoscenza sia il punto più importante e debba essere poi la base di un processo che ci fa avvicinare ad uno strumento, io dico di lavoro per chi ci lavora, ma fondamentalmente ad uno strumento anche di divertimento, che però noi dobbiamo imparare ad utilizzare bene. E allora, come al solito, tante cose, cioè ho detto che andrò a Napoli, ho detto che diventerò ambassador, e questa cosa un grande piacere, ringrazio ancora FOWA per la fiducia che mi ha concesso. E poi ho detto di Slow Photographer. 20 di agosto Slow Photographer sarà presente su Amazon, sul mio sito, e quindi potrà essere acquistato. Dicono bello, quindi questa cosa mi fa piacere da chi, a parte di chi l'ha letto. Io non voglio dire niente, ne voglio parlare poi su quello che è la filosofia di base, però come al solito devo dire un abbraccio a tutti quanti voi che sostenete, che avete sostenuto, che continuate a farlo su questo canale sempre. Un abbraccio a tutti quanti voi. Io mi auguro di incontrarvi in strada in una delle occasioni, che sia Track Sud, Tracking Sud, Napoli Velata,
che sia una vostra andata a Napoli, a Londra e mi incrociate e mi fermate. Perché? Perché a me fa sempre piacere incontrare le persone che impiegano il loro tempo poi per seguire i miei video. E magari ogni volta è successo sempre che ho ricevuto anche qualche piccolo consiglio, ma molto molto utile. Grazie a tutti, a prestissimo, ci rivediamo. Rico è arrivata, studio, che cosa devo fare? Fantastico, grazie Fobio.